diamo inizio ad un breve dibattito, almeno un quarto d'ora, prima del break della Pasqua. C'è un intervento. Se si vuole intervenire, vuole già prenotarsi, brevi interventi ovviamente. Sono sicura che farò un intervento politically incorrect, una sorta di auto da fermo che non dovrei fare. E dunque, avendo ascoltato, in realtà quattro, ma vorrei fermarmi sulle prime tre relazioni, una, due voci. La seconda dell'architetto Regia e la terza dell'assessore permanente. Queste tre diverse visioni, perché la prima non coincide con la terza, mi hanno inevitabilmente riportato a esperienze che il destino ha voluto che io vivessi nella mia lunga attività professionale di docente universitario e di ricercatrice. Dunque vorrei tentare di disegnare tre scenari, tre situazioni che ho vissuto. La prima, a metà degli anni 70, questo ricordo è dedicato a Daniele Manacorda, soprattutto con te. Premetto che la mia vita universitaria è stata drammaticamente, stranamente segnata dai terremoti che hanno colpito l'Italia. Allora, primo terremoto, allora io insegnavo alla Statale di Milano, quello del Friuli, che adesso viene presentato in una memoria assolutamente distorta come il più virtuoso dei nostri terremoti, nella reazione che la società civile e le istituzioni allora misero in atto. Io facevo parte di un gruppo di giovani volontari, avevamo 40 anni di meno allora, fra cui c'era una bravissima teologa, la mia amica più cara, Maria Pia Rossignani, che insegnava alla Cattolica di Milano, io insegnavo invece in Statale. C'era un giovane, eravamo ricercatori o giovane sociale, un giovane giurista amministrativista che adesso insegna diritto amministrativo alla Statale di Milano, anche questa presenza è molto importante. Uno storico del cristianesimo che era friulano e che ci trascinò tutti a Venzone, ci trascinò tutti con sé. Dunque si formò questo piccolissimo gruppo di tecnici, tutti molto schierati così politicamente, devo dire, e vivemmo l'esperienza del terremoto, del recupero dei beni culturali, ma soprattutto dei progetti per la ricostruzione, immergendoci in una esperienza di democrazia diretta e partecipata. A Venzone vivevano 700 persone. Si succedettero diversi sindaci. Il primo era convinto, ma questo per ricordare a Daniele e a Montella, che la democrazia è una bellissima cosa, ma è un campo di forze che si scontrano e che sono portatrici di prospettive culturali e politiche molto diverse. Il primo sindaco era socialista, aveva una piccola impresa di costruzioni, dunque faceva capo all'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Pochi sanno, ricordano,
con gli anni del dopo terremoto del Friuli, erano gli anni in cui si tentava di lanciare in Italia la prefabbricazione pesante su modelli sovietici e tedeschi. Bene, il primo sindaco voleva radere al suolo ciò che restava di Benzone. Ricordate tutti che il terremoto del Friuli colpì in due tempi, dopo le prime terribili scosse di maggio, il paese era ancora in piedi in buona parte, fu distrutto al 90% dal terremoto di settembre, quindi quei mesi infuocati dell'estate furono proprio il teatro di questo scontro che era culturale e politico ed economico insieme. Allora, noi maturammo invece l'idea che non si doveva permettere che le ruspe entrassero nel piccolissimo centro storico che conservava la doppia cerchia di mura, e ci sdraiamo con la gente per terra per impedire che entrassero, perché il terremoto del Friuli è stato un terremoto delle demolizioni, nessuno più lo ricorda, ma si sviluppò una vera e propria industria delle demolizioni. Le ruspe e i caterpillar arrivati da tutta Italia fecero affari d'oro in quelle circostanze. Le macerie si gettavano nel letto del tagliamento. Bene, noi maturammo progressivamente l'idea che le macerie di Benzone, non posso ricordare che cos'è questa piccola cittadina, comunque di origine altomedievale, che poi a partire dal primo 400 fece parte del dominio della Serenissima, e quindi benché degradatissimo, quella piccola città conservava un tessuto urbano integro e anche presenze architettoniche molto, molto significative, 4-500 impedimmo alle ruspe di entrare, un gesto di disubbidienza civile molto diverso dai tuoi piccoli gesti, Daniele, a proposito di fotografie dei beni culturali. Allora si pensava, e fatto questo cercavo di capire come poteva essere difesa l'idea di ricostruire com'era e dov'era, la usiamo noi per la prima volta quell'espressione, che era assolutamente detestata da tutta la cultura architettonica e anche dalla cultura del restauro, perché i grandi soloni che insegnavano restauro architettonico in Italia condannarono radicalmente questa nostra idea che si potesse ricostruire com'era e dov'era. Ma perché fu possibile farlo poi? Perché l'abbiamo fatto. Ci abbiamo messo 20 anni, ma l'abbiamo fatto. Perché Maria Pia Rossignani, che appunto conosceva molto bene il metodo stratigrafico, immediatamente disse: non solo dobbiamo saltarle tutte le pietre, specie quelle modanali, ma dobbiamo numerarle come si fa in uno scavo, le dobbiamo tutte immediatamente catalogare. Questa è stata la premessa scientifica che ci ha consentito, dopo battaglie che non vi dico, di avviare la ricostruzione. In quella circostanza, noi, che essendo tutti settentrionali, eravamo assolutamente paladini del decentramento, non volevamo più una tutela centralista, ci scontrammo violentemente, continuamente, con la sovrintendenza di Trieste, perché quella sovrintendenza rimane sempre da architetti educati in un certo modo, i quali ci obiettavano che noi volevamo fare una ricostruzione cartolina e soprattutto, visto che il paese era distrutto al 90% e la carta del restauro, la carta di Venezia,
chiedeva che per poter fare un'operazione del genere dovesse ancora essere come dire, in piedi almeno il 40% di quel luogo. Bene, alla luce di tutto questo, noi ci accingevamo a fare un falso. Chi ci aiutò in quella circostanza? Avevamo contro tutta la comunità, lo ripeto, scientifica, dei grandi centri di storia del restauro architettonico, le strutture di tutela locali, ma ci aiutò dal centro il Consiglio Superiore dei Beni Culturali e il Comitato di Settore per i Beni Architettonici, che erano appena stati istituiti, 75 e 76. Là c'erano degli studiosi che capirono il senso di quello che noi dicevamo e ci aiutarono. Dall'altro lato fu fatto un lavoro, di cui io sono molto orgogliosa a distanza di tanti anni, politico, con la gente del posto. Qual era l'atteggiamento? Il sindaco, vi ho già detto, voleva fare Piazza Pulita e ricostruire il paese in pochissimo tempo e con una certa nuova metodologia di intervento. La gente all'inizio era terrorizzata, non voleva che il paese si ricostruisse lì, aveva molta paura, perché c'erano state 70 morti. Non solo, ma c'era un astio nei confronti delle sovrintendenze che avevano sempre impedito interventi anche di consolidamento. Quindi la situazione anche psicologica, collettiva, era estremamente, estremamente complessa. Alla fine noi ci siamo riusciti. Quindi io ho vissuto uno scenario che mi è parso di cogliere come scenario utopico in quello che voi avete visto. Una tutela partecipata senza interdisciplinare, noi questa interdisciplinarità l'abbiamo vissuta, come dire, una tutela come scelta di una comunità. Ma eravamo negli anni 70, c'era una situazione politica allora che portava verso queste scelte di partecipazione. Trasferire la vostra utopia nella situazione politica attuale mi sembra molto difficile. Però lasciate che aggiunga che il secondo terremoto che ho vissuto è stato quello di Irpinia. Ero appena diventato professore ordinario, chiamata alla facoltà di architettura di Napoli, proprio da pochi giorni. Allora, di colpo uno scenario che a me capovolto, completamente rovesciato, cioè quello che era stato là al nord, qualche anno prima, uno scontro culturale, ideologico, politico continuo, con strutture di tutela che erano legate a modelli appunto culturali e operativi assolutamente obsoleti e che non erano capaci di capire che cosa noi volevamo fare. Di colpo, nell'esperienza in Irpinia, per me si è la morte. Cioè, io ho capito lì, situazione di estremo nord, situazione sud, ho capito lì che se non ci fossero state le strutture di tutela, tutto sarebbe andato perduto. Fu attivato un ufficio speciale ad Avellino, non sto a ripetere. Allora, due situazioni antitetiche. Dalle parole della Barbanente è emerso un nuovo modello che mi trova assolutamente entusiasta. Cioè, lei non ha assolutamente invocato una partecipazione popolare alle decisioni. Nella regione Puglia è stata un'amministrazione illuminata, è stata una cultura delle autonomie che qui si sta affermando grazie a un governo appunto della regione molto avanzato che ha portato a fare certe scelte, a coinvolgere l'università in questo grande lavoro
per creare una base conoscitiva al piano paesaggistico. Io vorrei ricordare, visto che sei il senatore Senti, se dico prima che lui avesse l'opportunità di metterci mano collaborando alla redazione delle codici del 2004, non era mai entrato il concetto di una collaborazione per tutte le attività di ricerca e conoscitive fra tutte le università. È merito di Salvatore se questo è entrato e c'è. E dunque se Sovrintendente La Rocca ha chiesto di intervenire e magari scusate io chiuderei se non ci sono altri prenotati la sua empatia brevemente e poi facciamo magari brevissime repliche e pausa. E mi complimento con l'Università di Foggia per aver organizzato questo interessantissimo incontro, perché non capita spesso di poter dibattere di temi così importanti che riguardano anche l'assetto delle strutture deputate alla tutela, alla salvaguardia, alla valorizzazione del patrimonio. Io non voglio qui fare il difensore della pubblica amministrazione, perché non è quello il motivo per cui ho chiesto di intervenire, era piuttosto sull'intervento di Daniele Malagoda. Però appunto sottolineavo il professore Valentino che da anni lavora con la Regione Puglia, che anche in quest'ottica è quella della valorizzazione, della gestione, soprattutto della capacità di gestione dei siti all'avanguardia per la nazione, quali siano le grandi difficoltà che si incontrano nel definire e soprattutto poi nell'attribuire la gestione dei musei e delle aree archeologiche. Ci tengo a sottolineare, il professore Valentino lo ricordava, che per numero notevole di musei e luoghi monumentali, luoghi della cultura in genere della Puglia, solamente una percentuale minima è di proprietà statale, quella percentuale minima è quella che è aperta al pubblico normalmente, mentre tutto il resto soffre di problemi abbastanza seri. Quindi con tutte le nostre difficoltà, con tutte le nostre carenze di personale, con tutti i nostri problemi economici, continuiamo strenuamente e con garantire, io direi, la pubblica fruizione dei musei e delle aree archeologiche di nostra competenza, anzi continuiamo anche ad abbellirli, come il caso del Museo di Ignazia che recentemente insieme all'assessore del Parlamento abbiamo potuto inaugurare, il Museo di Taranto sul quale stiamo lavorando e che poi museale finanziato con i POIN in accordo con la direzione regionale, naturalmente con la Regione Puglia, che contiamo, sulla quale abbiamo deciso non a caso di investire proprio sulle aree e sui musei, sulle aree archeologiche demaniali, proprio perché è necessario in questo momento avere una visione coordinata, concreta e pianificata delle attività di valorizzazione che si vogliono fare, delle possibilità di gestione, delle prospettive di gestione, lo diceva anche il Ministro stamattina. So che potrei aprire un dibattito se qualche anno fa, nel caso di Poggiore la Minusa, questa visione ci fosse stata, probabilmente oggi non saremmo al punto in cui siamo. Detto ciò, volevo però tornare un po' alle provocazioni di Daniele Malagoda in merito agli assetti che dovrebbe avere o che potrebbe avere la tutela e quindi il Ministero per i Beni Culturali. Trovo gli assunti assolutamente condivisibili, no? La non segmentazione naturalmente della tutela, la visione del patrimonio culturale nel suo insieme, nel suo contesto paesaggistico. Ascoltando e guardando il PowerPoint mi veniva qualche perplessità nel cercare di declinare poi la filiera delle competenze, no? Tra coloro che a buon diritto, secondo Malagoda, dovrebbero occuparsi di tutela, Stato, Regioni, enti locali, università, associazioni culturali, questo era me ne forse manca anche qualche nome. Poi mi è sembrato di capire che si immaginava una specie di super ispettorato centrale con i massimi esperti appunto sulla cultura, sull'arte, sui beni culturali, affiancato a un consiglio superiore, credo fosse consiglio superiore, consiglio nazionale, modello di eletti. E conosco, anche se non sono arrivato in tempo per sentire Giulio stamattina, la sua prospettiva di questa struttura unica, però più di carattere regionale, in cui anche lì si assommano particolari
particolari competenze in entrambe le varie strutture, naturalmente un ruolo importante avrebbero esponenti dell'università. Nello stesso tempo però tutta questa grande discussione sulla nuova visione del patrimonio, cioè parte credo dalla lezione del professore Sentis, che se non ricordo male però reclama spesso, ripropone spesso, anzi lamenta spesso la perdita del ruolo centrale nel sistema delle tutele, della tutela delle sovrintendenze di settore, quindi dobbiamo cercare anche un attimo di... Però non è questo il punto, perché appunto come diceva il segretario generale, l'organizzazione, la riorganizzazione, un modello di nuovo ministero che vogliamo è allo studio, no? E quindi se ne occupano altri, vedremo. Io credo che il problema sia un problema di competenze, credo che forse bisognerebbe rimarcare sempre di più che il ruolo invece fondamentale dell'università, che lo ha sempre messo a fianco delle sovrintendenze, la professoressa Emiliani ricordava come è stato forse l'inizio dell'attività di Sentis nell'ambito della definizione del codice ambientale dell'università, ma i rapporti fra università e sovrintendenza sono sempre stati importanti e credo che il problema sia proprio quello della formazione di personale competente e le fabbriche della conoscenza in tutti i settori in Puglia ci sono e ci sono non solo per quanto riguarda l'attività di scavo semplice della didattica, ma ci sono attività che vanno avanti da anni a Faragola, per esempio di Ascoli Saviano con l'Università di Foggia, a Legnazia con l'Università di Bari, in cui gruppi universitari ormai si cimentano non solo più nelle attività di scavo ma anche nelle attività di tutela, di conservazione, di restauro, di valorizzazione, partecipano ai nostri progetti, perché da lì deve venire il personale che va a formare voi. Il problema serio, con questo mi rivolgo al direttore che lo sa benissimo, è il ricambio, è la mancanza di turnover. Gli assetti sono fondamentali, sì, le strutture, come dire, le architetture istituzionali sono fondamentali, ma è naturale che quando parliamo di innovazione, di tecnologie, di nuovi modelli di comunicazione a livello museale, una cosa è rivolgersi a funzionari dell'età media di 55, 56, 57 anni che fanno il massimo della possibilità. Una cosa è rivolgersi a giovani funzionari di elevato specialismo che hanno studiato oggi, che sono usciti un altro giorno dall'università. E questo quello che manca è naturalmente soprattutto anche la trasmissione di quei saperi consolidati nell'ambito del restauro, nell'ambito dell'attività di tutela, che ormai i nostri funzionari non riescono a trasmettere più alle nuove generazioni. Credo che forse se questo problema, diciamo, potesse essere risolto e tanti giovani bravissimi potessero entrare nei ruoli dell'amministrazione dello Stato, anche i problemi di architettura istituzionale probabilmente risulterebbero meno urgenti. Questo era quello che volevo dire. Pasquale Cania, però chiedo di essere a rete telegrafico, sapete Pasquale è difficile però. No, credo però di potermi ricollegare abbastanza bene all'intervento del sovrintendente. Voglio porre brevemente una considerazione interrogativa che deriva dalle tante ispirazioni e suggestioni che ci hanno dato le lezioni e gli interventi di questa bellissima giornata, in particolare gli interventi di Daniele Malacorra, di Montella e dalle considerazioni, prendo spunto dalle considerazioni dei punti programmatici del rettore di Giulio, che auspicano variamente, configurano anche forme di collaborazione e di integrazione fra MIBAC, MIUR, sovrintendenze, università, associazionismo e società. Io appunto approfitto per presentarmi come presidente e coordinatore di un corso di laurea magistrale in archeologia di questo dipartimento. Sento la necessità che questa collaborazione fra diversi soggetti propositivi si possa allargare anche alla definizione degli itinerari formativi, alla formulazione dei piani didattici, alla definizione degli esiti professionali dei laureati triennali e della sede di e delle scuole di specializzazione degli operatori del mondo viticolturali. Quando parlo di esiti professionali, per esempio, ricordo che nei codici Istat, quando abbiamo elaborato i manifesti degli studi, è prevista per esempio la figura professionale del cicerone, che non mi scandalizza, però bisogna capire cosa vuol dire cicerone nel XXI secolo. L'università in questo senso non è solo, ovviamente, come da allora pure vista, non è esclusivamente il luogo della ricerca di base, della ricerca autoreferenziale, non consapevole dei problemi della tutela, della salvaguardia. Anzi, mi preme ricordare che essa ha un ruolo che si è
diciamo, didattico, ovviamente che nella sua natura, ma che si è fatto via via più specifico, definito nella configurazione della formazione professionale dell'operatore dei beni culturali, attraverso la formalizzazione, persino eccessiva a volte attraverso CFU e così via, delle attività sul campo, sperimentali, stagistiche, di tirocinio, di laboratorio, nell'attività che ricordava anche prima il sovrintendente, sempre più articolata anche nel campo della tutela. Ora, la riforma Giannini, che per me rimane un passo indietro nella situazione dell'università, fra le sue tante implicazioni, uso un eufemismo, fra le sue tante implicazioni e le sue applicazioni successive e la serva di acronimi che ha generato, anche se non solo per colpa sua, DID, SUA, RAV, RADA, CUE, chi lavora all'università, più ne metta, che mi sembrano che fra l'onomatopeico e la strofa per bambini nasconde in realtà una fasia formativa gravissima e soprattutto una serie di freni, di lacci alle reali possibilità di formare operatori nei beni culturali. Allora credo che sia fondamentale, dalle cose che si è detto oggi, ripartire in maniera forte sul dibattito sulla formazione, in particolare sulla scansione e integrazione fra triennali, magistrali, scuole di specializzazione, master, che deve appunto coinvolgere dunque più e diverse competenze, in modo da definire itinerari formativi nello stesso tempo specialistici e intermultidisciplinari, di ricerca di base, di ricerca applicata e professionalizzanti, così che, concludo, alla fine tutti noi operatori dell'università possiamo dare indicazioni consapevoli, meditate, ma anche e soprattutto oneste ai 18-19 che si affacciano ai famigerati test colloqui di accesso ai corsi di laurea in beni culturali. Grazie. Sono. Quindi il problema è risolto. Se quei vincoli bastano, il problema è risolto. Se il problema non è risolto, quei vincoli non bastano. Allora che cosa occorre? Chiamiamoli in questo modo, vincoli più forti. Quali sono? Una normativa tecnica che dica non si può adottare uno strumento urbanistico in mancanza di questo corredo conoscitivo. Il corredo conoscitivo, per essere buono, deve essere di questo tipo, non solo deve essere fatto da persone che abbiano queste cose, ma pure che esercitino le tue funzioni. Un edificio non sarà, allora occorre una normativa tecnica al cui rispetto sia vincolato l'esercizio di tutte le funzioni. Dunque, non, io non sono di quelli che vorrebbero, ma non potendo rimettere il podestà al posto del sindaco, non potendo negare gli spazi delle autonomie, dobbiamo semplicemente, un lavoro enorme, ma quello non si fa, definire questi standard tecnici che non sto a ripetere, cioè, compreso i profili professionali connessi e le relative abilità professionali. Esercitare una funzione di indirizzo in tal senso, coordinamento, controllo ed eventuale surroga, non indebolisce il potere dello Stato centrale, non l'ho mai chiesto, lo voglio vero, efficace, mentre quello che per esempio Marisa ci riferiva, la prova lampante è che lasciare alla soggettiva opinione dei singoli sovrintendenti determina il caso dei Friuli e determina il caso di Virginia. Non è la struttura amministrativa in sé che può essere l'elemento di salvaguardia, non è la parola Stato che di per sé è migliore della parola regione o della parola comune. Noi abbiamo bisogno di regole tecniche e di un potere centrale che controlla. Quindi non ho assolutamente pensato a una deregulation, sia nei rapporti fra le istituzioni, sia nella sussidiarietà verticale, sia nella sussidiarietà orizzontale nel rapporto con i privati, solo che noi enunciamo principi molto alti che non toccano mai terra, poi nella realtà quotidiana, dove le cose vanno a livello del terreno, a
calcio per calcio. Detto questo, io non ho altro da aggiungere, ma non vorrei ci fosse equivoco che penso lo spontaneismo se sta a Tortino, per cui alla fine si fa la riffa e si decide. Io ricordo quando un giorno, ricorderà Salvatore, a me fece molto piacere, fummo chiamati da Italia Nostra, non c'era ancora il codice, c'era il disegno, a discuterne. E Salvatore Lucerno mi disse, dovessi in realtà, io rappresentavo le regioni e lui lo Stato e si immaginava che fossimo quindi su posizioni come, e in realtà lui disse, in realtà dovessimo farlo insieme, lo faremmo in un battibaleno. Organico che siamo riusciti a mettere a concorso. Quindi
diciamo che un po' di responsabilità ci sono anche, perché ci sono molte lauree improbabili in questo paese che hanno nella loro declinatoria, nella loro declaratoria il nome beni culturali.